Ciao, sono Francesco Taranto, bentornati alla rubrica Young Guns, alla ricerca di nuovi talenti. Oggi è il turno di un artista non più giovane anagraficamente, ma emergente per quanto riguarda la carriera solista. Marco Iacampo, dopo l'esperienza negli anni 90 negli L e altri progetti in lingua inglese, ha iniziato da poco infatti a cantare in italiano, riscoprendone la musicalità. È uscito il suo secondo album Flores, ci ha raccontato che è un album che stimola l'olfatto ancora di più dell'udito, e di come ha curato ogni aspetto, anche la grafica. Seguite la nostra intervista allora e i brani in acustico che ha eseguito apposta per noi Marco Iacampo. È un po' una un'indole personale, quella di fare le cose da solo. Alla fine è una mente, un modo di fare abbastanza accentrante, per cui e la band è quella sorta di organismo unico che sicuramente ha bisogno di un leader, però insomma sono tutti più o meno coscienti di essere una band e preferisco invece pensare le cose da solo e poi affiancarmi a persone che stimo, per suonare. Chi mi insegnò a cadere fu un gesto del destino, quel giorno eravamo in un locale del quartiere Isola e mi ha detto quella volta: cosa stai facendo? E io gli ho detto: guarda, sono un po' bloccato. E lui mi fa: devi prendere uno dei tuoi talenti. No, non parla così, però più o meno. Prendere uno dei tuoi talenti e indirizzarlo verso la gente. Mi ha detto questa cosa qua. Poi mi ha detto: non so se devi cambiare l'italiano o cambiare la lingua, perché scrivo in inglese, o cambiare la musica. E però una di queste due cose. Mi insegnò a viaggiare, fu la mappa delle stelle, un atlante senza mare da seguire con il dito all'infinito. Io sono tornato a casa, ci ho dormito su. La mattina ho scritto una traduzione personale di Magnolia, non so come si dice, di J.J. Cale, una canzone molto semplice, non riuscendoci in realtà, cioè non suonava come non rendeva omaggio al bellissimo pezzo, no? Però è stato un via, ha dato il via, poi non ho più scritto in inglese. Canta ancora ogni giorno ad ogni ora, ogni giorno ad ogni ora. Ma anche per strada, battendo le mani, serve una sorta di... La chitarra è più uno strumento che dà un'anda, un ritmo. Noi diciamo anda, non so se è italiano. Noi in Veneto abbiamo questa cosa dell'anda, che è simile a onda, e ti porta a un ritmo, a un andamento. E quando sei dentro un andamento, dici come stai dentro quell'andamento e dici quello che hai in testa o nel cuore di questo andamento, e nasce una canzone più o meno così, di solito. Come cubo e come sfera. Sicuramente è partito tutto da un gruppo di canzoni e da un'idea molto chiara di quello che doveva essere la produzione del disco. E poi c'è stato questo incontro con Leziero Rescigno, che è questo produttore napoletano, però residente qui a Milano da tanto tempo, e che ha capito benissimo dove volevo andare. Ogni giorno ad ogni ora. E siamo passati per una pre-produzione in Veneto. Poi siamo stati nel Mugello, a Barberino, in una casa a registrare una parte di strumenti, poi a Milano a finirlo.
E poi in realtà per questioni più discografiche il disco è rimasto un attimo fermo, qualche mese, più di qualche mese, e poi è uscito, insomma, in un momento anche forse giusto. La musica è fatta di sorgente e di quello che risponde, no? E quello che risponde è l'ascoltatore, e l'ascoltatore, spero che ascoltandolo, insomma, quello che succede a me, ascoltandolo e suonandolo, gli muova qualcosa, no? E muovendo qualcosa si sfregano tutte le molecole e lì succede che vengono fuori anche gli altri sensi, come l'odore, insomma, l'olfatto. Ma ci tengo molto a un'unione un po' di immagini, immaginario, perché cerco un po' il mio modo e il mio mondo insomma, che c'è attorno alla musica, anche da quel punto di vista lì. Mi rendo conto di avere una sorta di immaginario fatto di cose abbastanza semplici che riguardano anche quando ero ragazzino. Per cui tutto quell'immaginario lì in realtà nel tempo si è consolidato, l'ho capito un po' come lo rappresenterei anche visivamente, e in qualche modo viene fuori anche quando devo fare un disco o un video. I video sono nati da una collaborazione, almeno questi primi due, con Manuela Di Pisa, che è questa regista siciliana. E nascono sì da delle idee che vengono fuori anche lì dal cercare di capire qual è l'anda del pezzo, più che il contenuto forse del pezzo. Abbiamo cercato un modo di portare il movimento e la danza in entrambi i video, in realtà, perché il secondo è dichiaratamente una danza, ci sono due ballerini. Nel primo è più un ballare di situazioni e di gesti anche comuni, come grattarsi o girare una coperta, che poi messi insieme formano un po' la danza della vita.